In questo video vediamo come gestire le rotazioni colturali. Grazie al modulo Campi puoi pianificare a quali colture assegnare i diversi appezzamenti, con l'obiettivo di migliorare la salute del suolo, ottimizzare i nutrienti nel terreno e combattere la pressione di parassiti ed erbe infestanti. L'app funziona ad annate colturali, cioè l'anno di riferimento è quello in cui la coltura verrà raccolta. Tieni presente questa informazione perché è necessaria per esportare la documentazione in linea con le regolamentazioni PAC. Puoi selezionare le annate colturali nelle diverse pagine dell'app cliccando nella barra in alto. Per assegnare una nuova coltura, apri il menu e clicca su Campi. Qui trovi una lista di tutti i tuoi campi con le relative colture già inserite per l'annata selezionata. Per iniziare, clicca sul campo di tuo interesse. Nella sezione Colture trovi la lista di tutte le coltivazioni che si sono intervallate nel corso delle varie annate colturali. Se non hai mai aggiunto una coltura, la tua pagina apparirà vuota. Se per esempio vuoi pianificare una rotazione triennale a partire dal 2023, seleziona l'anno colturale desiderato e inserisci le informazioni relative alla coltura di primo raccolto, per esempio orzo. Per una migliore organizzazione puoi inserire anche gli altri dettagli, come la varietà, la superficie occupata dalla coltura, se diversa da quella del campo, la resa prevista e la filiera di destinazione. Compila le informazioni inerenti alla prima coltura, seleziona l'anno colturale successivo e premi su Aggiungi coltura. A questo punto aggiungi le informazioni relative alla seconda coltivazione, in questo caso fagioli. Anche in questo caso abbi cura di compilare tutti i campi. Per concludere la rotazione inserisci la terza coltivazione, selezionando la terza annata colturale, in questo caso grano. Ricorda che puoi anche inserire all'interno della stessa annata più colture differenti nel caso in cui tu suddivida il tuo campo in più parti, o nel caso in cui siano presenti più colture in successione in una stessa annata, per esempio per secondi raccolti o ortaggi. In questi casi è consigliabile spuntare l'opzione coltura principale, per specificare nel fascicolo aziendale la coltura con il ciclo di durata maggiore a fini PAC. Infine, puoi andare nella sezione Mappa per visualizzare la disposizione delle diverse colture nella tua azienda. Oltre all'app, puoi gestire le rotazioni delle tue colture anche dalla versione web. Questa procedura è ideale per chi preferisce utilizzare il proprio computer. I passaggi sono uguali. Entra su Campi, seleziona il campo e l'annata colturale interessata e pianifica le rotazioni. Grazie per aver seguito questo video tutorial e buon lavoro!